La predizione di Pietro. Siamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Il 13 rappresenta l'unità e la trinità di Dio, l'unità del 10 e la trinità del 3. Quando lo andiamo a leggere nel versetto 38, salta fuori tutta la Genesi 38, trascendente. Ma prima di arrivare al versetto 38, cominciamo dal versetto 36. 36 sono le 6x6, 36 cifre del nome segreto che Dio ha in me. Gli disse Simon Pietro: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: Dove io vado, tu non mi puoi seguire ora, mi seguirai più tardi. Gli disse Pietro: Signore, perché non posso seguirti fin d'ora? Darei la mia vita per te. Versetto 38. Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte. Voi pensate che questa opera del rinnegare tre volte sia stata riferita soltanto al rinnegamento fatto da Pietro, il primo, a Gesù? Beh, in me ci sono stati tre rinnegamenti fatti da Pietro a quando un nuovo percorso, stimolato da un papa verso la verità di Gesù, che prometteva avvocatura da parte della Chiesa, proprio per impegno del Santo Padre, è stato rinnegato tre volte, a costo che io ne morissi. Quando ho proprio fatto un video di recente in cui io ho detto: Mi bandirete. Ecco, io ho ricevuto risposta da qualcuno di voi dicendo: Non sarai mai, tu sei uno di noi. Ma su questo non si può dubitare. Io sono stato bandito tre volte dalla Chiesa, da tre Vaticani. Nel 1999, invano, ho digiunato 57 giorni per portare a Pietro il nuovo percorso verso Cristo che Pietro voleva avere. E Pietro ha rinnegato la sua stessa promessa avvocatura. Con il nuovo Pietro, io nel 2005, per 55 giorni ho digiunato, nel tentativo vano di portare nuovamente a Pietro quel percorso che Pietro voleva. E c'è stato il secondo momento di questo rinnegamento di Pietro. La terza volta è accaduto con il recente pontefice Papa Francesco, che mi ha costretto, rinnegato per 81 giorni, a digiunare invano 81 giorni. E si sono fermati a quello, perché nel disegno di Dio, io che mi ero messo nelle mani di Dio, auspicando che Pietro fosse finalmente mosso dalla mia azione, ho visto un Pietro mosso, l'ho visto, ma Dio lo aveva già mosso nel 1570. Era stato
proprio Papa Gregorio XIII. Vedete, capitolo 13, 38. Gregorio XIII aveva agito togliendo 10 giorni dal calendario, in un modo che, non seguito dalla Chiesa copta, che ha continuato a tenere in vita il calendario giuliano, si è ritrovato lo scorso anno nel 13, vedete il 13, di giugno, in cui si celebrava Sant'Antonio, il mio secondo nome, nella giornata in cui in Egitto si celebrava l'ascensione di Gesù Cristo. Una cosa che nel cristianesimo cattolico era già accaduta 13 giorni prima, perché quei 10 giorni tolti da Papa Gregorio XIII nei tempi moderni sono diventati 13. Ecco, io mi sono ritrovato digiuno nella terra d'Egitto nel mio 33esimo giorno di digiuno, e in quella terra d'Egitto proprio grazie a un papa che si era mosso, ma invano anche in questo caso, perché mentre il papa Gregorio XIII si era mosso, la Chiesa copta non si era mossa, e la Chiesa cattolica accettava che il cristianesimo copto in Egitto celebrasse in quel 13 di giugno l'ascensione di Cristo. Gesù Cristo ascendeva in cielo dopo 33 anni vissuti in questa terra d'Egitto. Io in questa terra d'Egitto stavo digiunando soltanto da 33 giorni e ho visto proprio quel Papa mosso da Dio che aveva reso possibile in un certo senso che io digiunassi il mio 33esimo giorno di digiuno fatto in terra d'Egitto e che dovessi porre termine a questo digiuno, perché per me, povero Cristo, bastavano 33 giorni, nel mentre per quel grande Cristo erano stati 33 anni. Ecco, vedete, io un papa l'ho visto mosso, ma Papa Gregorio XIII è stato mosso da Dio. Non Papa Francesco. Secondo Papa Francesco, io ho patito il terzo momento del rigetto. E quando Gesù, proprio in questo punto 38 del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, dice, rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Quindi, caro amico che mi hai risposto, noi non ti rinnegheremo mai, perché tu sei uno di noi, sappilo. Pietro, proprio per come aveva descritto un triplice rinnegamento da parte di Pietro, si è fatto rinnegare 3 volte in quel tempo. E 3 volte in questo tempo, quando un papa ha invocato lo Spirito Santo, dicendo possa la sede della sapienza essere porto sicuro per tutti coloro che cercano la sapienza. E un solo filosofo ha rischiato volentieri di tutto pur di superare il suo isolamento. Lo ha fatto invano,
perché c'era questa profezia. Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte allora e 3 volte quando si sarebbe ripresentato in uno Spirito Santo Paraclito e avrebbe avuto, nonostante le assicurazioni del primo dei 3 Pietro, che la fede si fa avvocata, convinta e convincente della ragione, avrebbe avuto il triplice rigetto. Quindi, cari amici, quando io ho scritto sarò emarginato, sarò abbandonato, sarò lasciato, sarò interdetto e mi riterrò beato, è proprio per questo. A me è stato concesso da Dio di patire la stessa offesa da Pietro che ricevette Gesù.